Vi aspettiamo allo Sport for You! Ciao a tutti e bentornati su Street Voice. Quest'oggi siamo all'arrivo della cabinovia a Mottolino e intervisteremo gli sciatori del piccolo Tibet, sempre se non mi investono nel frattempo visto che scendono giù veloci come i razzi. State con noi! Da dove arrivate? We're from Poland. From Poland. For today it's over or you guys keep on skiing? No, today is over. We're going to home tomorrow. Okay, so it's the last day? Yeah, last day. How long have you been in Livigno? 6 days, 7. First time for you? No, it's our 7th time. It's our 7th time, yeah. So what do you think about Livigno and how did you go your holiday? It's the best place in the world, I swear. Why? We've been in Austria. Last year. Where exactly? Meierhofen. This is not good. This is the best place in the world. Why? What's wrong with Austria? Bad weather last year. And this is here is more fun. Hello, hello. This is my family. Nice to meet you, to you and your family. I'll be back next year. Okay, so we're gonna wait for you. Thank you very much. Bye. Hi! See you on TV! Yeah, are you excited? Yeah. Where are you from? Ireland. Ireland, yeah. First time in Livigno? Yeah. What do you think about it? Fucking love it. Beautiful. Yeah, can you ski in Ireland as well? No. No. In any place? It's all rain. Only rain in Ireland. True. Yeah. So, where else have you been for skiing? Austria, Andorra and where was it? Bulgaria. Which is the best place you have been? I like this a lot. I really do. Because it's not too cold, you know what I mean? It's a good spot now. And it's sunny? Yeah, and the red slopes are good for the snowboarders, so you know what I mean? So I like the red slopes a lot now. Are you a strong and powerful snowboarder or are you just learning? I don't know, like I've done it a few times. I hope to be good at it. So, is it easy to ski here? Yeah, I think it's alright. It's good, it's quality, like it's good powder. Like coming a few tracks, a nice powder on them, like it's not too icy, do you know what I mean? Yeah, sure. Yeah, so it's good. So for today, it's, you have done or you're gonna keep on skiing? I'm going back up. I'm going back up there with her. Mrs. Okay, thank you. Take care. Bye. Ciao. Ragazzi, buongiorno. Ciao. Da dove arrivate? Varese. Varese, prima volta a Livigno? Sì. Com'è? Bello, pensavo più freddo, ma in realtà si sta bene. È famosa per l'Italia per essere un posto molto freddo. Sì. Devo dire la verità, non sono mai stata, ho avuto una recensione molto positiva da una mia amica e la ringrazio perché mi sono divertita tantissimo. Sei mai stata in altre località sciistiche in Italia o all'estero? Sì, ma non a sciare, non ho mai sciato, oggi è la mia prima volta. Sì. Sei andata col maestro? Sì. Come ti sei trovata? Benissimo, è stato un ottimo maestro e lo ringrazio perché veramente... Per lei è la prima volta? Sì, anche per me è la prima volta dopo tanti anni, da piccolo ero bravo, poi... col calcio eccetera, con mio padre coinvolto nel calcio a livello dilettantistico, la domenica sempre impegnati, di conseguenza a sciare non mi ha più portate, allora adesso... Hai messo le scie ai piedi, com'è la sciolina? Vanno veloci? Sì, infatti faccio un po' fatica, ma lo spazzaneve lo sto migliorando piano piano. Sei il maestro Livigno che vi aiuta? Sì, no... Com'è Livigno? È una bella località... una bella oasi, diciamo, una bella vallata, in mezzo ci sono le piste, ricorda abbastanza Sestriere, però è molto più caratteristica. Lei è stato a Sestriere? Sì, sono stato a Sestriere, ho visto Courmayeur, ho visto Cervinia e qualche altra piccola località, ma giusto posti dove andare solo a fare una sciata o il sabato o la domenica, eccetera. Se mi dovessi consigliare una di queste destination, una di queste mete, quale? Ok... Per una famiglia consiglio vivamente o Livigno o Courmayeur, perché comunque hanno varie alternative, anche per chi non scia ci sono altri tipi di attività, ci sono vari negozi, sai, uno dopo trova varie alternative, ci sono tante cose da fare. Magari in un altro posto tipo già come Cervinia è già più improntata sullo sciare, eccetera. Mentre per una giovane ragazza single come me dove devo andare? Una ragazza single come te, diciamo che Livigno può andare bene, eccetera, perché comunque c'è qualche divertimento, eccetera, ci sono varie organizzazioni. Ciao, da dove arrivate? Non parlo in italiano. Oh, ok. Inglese o no? Inglese. Yes. Where are you from? We're from Malta.
Malta, first time here living you? First time, yes. How is living you? Very good, very good. Nice, peaceful, not too busy, surprisingly, so we're having a... Sunny weather? Sunny weather, just like back home, so... So obviously here with your friends. Yes, yes. Do you guys just ski or do you nightlife as well, apres ski? We apres ski too. Where have you been? We came here to Motolino. Cosmo. Cosmo, exactly. The other one, I don't know the name, but it's next to the Carosella 3. Allegra. That's the one. How is the apres ski living? Super fun. Really? Yeah? It finishes way too early though. And then you guys, you're not tired, you don't want to go to sleep? Nah. You want to do nightlife? Yes. Have you been to a club or stuff like that or no yet? Not as yet. We've been to a couple of bars down next to the hotel. I don't remember the names, unfortunately, but there's always a good buzz going on, so. Have you ever been in other location in Italy or abroad for skiing? Yes. Yes, I went to Switzerland. Switzerland, and how it is? It's beautiful as well. Really? Where about? Where have you been? The mountain's called Malbun. So. What's the difference with Livigno, for example? There's more nightlife, I guess. Yeah. Where? More nightlife. Yeah. Yes. Yeah. Switzerland are more serious. Yes. But what about in a ski point of view? Skiing here is great as well. Compared to the other place I've been in Italy was San Martino in the Dolomiti. You didn't like it? I know. I liked it very much. They both have good things about them that compare to each other, but on the whole, both places are good. Let's talk about the bad ones. bad as such, I haven't had any. Over here, to be honest, there was a bit too much ice on some of the slopes, but there hasn't been any snow this week. You see? That's a demonstration. Exactly. Okay, thank you very much. You're welcome. Have a... Buongiorno. Ciao. Sei timido? Tu sei timido? No, io no. Ti sei fatto la doccia? Abbastanza. Fa freddo? No, non fa freddo. Sei caduto? No, assolutamente. E allora? Niente, cosa? Sei bagnato. Vabbè, la neve. Com'è la neve? Sì, adesso molla un po', molla. Dai, ormai è tardi. Il pomeriggio non si scia bene. Scia benissimo dalle 8:30 alle 10:30. Poi il pomeriggio siamo a Livigno, ma è caldo. Dalle 11 in poi si scia male addirittura? Con le tavole hard, sì. Bisogna usare o gli sci o delle tavole soft per divertirsi. E lei come mai usa la tavola hard? Perché è più divertente. Sì, è bravo. Bravo non lo dico io sicuramente, quello non posso dirlo. Però è divertente. Voi ragazzi cosa ne pensate? Com'è Livigno? No, di lui me lo dice un'altra volta. Bravissimo lui. No, ci credo. Volevo sapere come vi trovate qua a Livigno. Livigno ci trova benissimo. Il paese è bellissimo, le piste sono belle. C'è sempre il versante al sole. Siete emiliani? Siamo romagnoli. Romagnoli. Prima volta qui? No, ero già venuto 7-8 anni fa. Dove altro è stato? C'era più neve? C'erano 2,70 m di neve, sì. Quest'anno poca roba. Si scia male? No, male no. Tiene abbastanza, dai. Lei non ha gli sci hard? No, il suo amico. Sì, da carving. È mai stato in altre località italiane o all'estero? Sì. Noi di solito andiamo sempre in Val di Fassa. Però a Livigno quest'anno abbiamo optato per fare 3-4 giorni fra amici a Livigno perché il posto lo conosciamo. Quindi. Trentino, com'è la Val di Fassa? Molto bella. Più bella di Livigno? No. Mi dica, qual è la differenza? Beh, qui c'è molto più divertimento, il paese è il top. Bellissimo posto che... Ma di Fassa a Canazzei, vero? Campitello di Fassa. Sì, Moena, Canazzei, sì. E i paesi non le piacciono? No, è carino, però non c'è la vita che c'è qui, alla sera. Sono più caratteristici, piccoli paesini, però ci si diverte. Più dolomitico. Esatto. Mentre per quanto concerne le piste, gli impianti... Oh, qui sono stati veramente bene. Ma anche la Val di Fassa, comunque. Gli impianti in Val di Fassa sono un po' più vincono. Avanti. In più, un po' più avanti. Sono un po' più moderni, ecco. Ecco, mi spieghi bene. Più moderni. Per esempio, ieri c'è stato il Carosello, l'impianto di salita avrà 40 anni. Se giovie lente, se le cabine piccole, posti sedere, niente. In Val di Fassa sono... Fassa è tutto privatizzato, quindi investono, fanno la neve anche se non esiste, quindi... Sono più bravi di Livigno. In questo senso sì, devo dire di sì. No, ma bisogna dire la verità, a noi ci interessa. Ah, insomma, perché devo dire bugie? Così ci miglioriamo, grazie a voi. Esatto. Perfetto. Ciao ragazzi. Ciao. Hello. I don't speak English. Which language do you speak? It's from Poland. Motolino, good or bad? Good. Slopes? Nice? Nice, everything. First time in Livigno?
No, it's 3 times. Always Livigno, or you change your destination sometime? Changes. In Austria and Val di Fassa, Val di Fiemme. Anyway. Which is the number one? Maybe. Which one? Oh, wait. Be honest. Don't say a lie. Okay. I don't know. No. Val di Fassa. First. Second one? Livigno. And Austria? Kronplatz. That's Italy. Kronplatz, it's Italy. Italy? Of course. Yeah. No, don't worry. It's fine. You've been in Kronplatz. Okay, it's fantastic. So, Val di Fassa, second one? Livigno and Kronplatz. Why the first one, Val di Fassa? I don't know. I like it. What is special? The location, the slopes, the people, the women. Yes. Women. Better in Val di Fassa. Better in Val di Fassa, yes. Women. Women. I know it's 2 women it's from the Val di Fassa. It's fantastic. Really? Livigno? No. No. Bye. Ma ora facciamo una piccolissima pausa. Voi continuate a stare con noi. No, English. Anyway, no, I'm just waiting for Smile. Yeah, I'm gonna wait here with you. No, I just want to know if you like Livigno. Exactly, yeah. Perfect weather and perfect timing. Yeah, it's okay. First time for you? No, I don't know exactly. 5th, possibly. Where are you from? From Latvia. Latvia. You never change location? Sometimes. Where do you go? Scandinavia. As a Dolomites in Italia. Scandinavia must be amazing. No? Oh yeah, a little bit different, yeah. Colder? Not so much. At night, not at least. Yeah, not. Because you drink vodka, that's why. Not so. No? Buongiorno. Italiana? Sì, italiana. Da dove arriva? Dalla Calabria, prima volta di Livigno. Sì. Hai fatto un bel viaggetto per arrivare. Molto lungo. In macchina, signora? O? In macchina. Non ha guidato lei? No, mio marito. No, si è rilassata sul sedile posteriore? Sì. Com'è Livigno? Molto bello, devo dire la prima volta, ma pensiamo di tornarci. È mai stato in altre località? Sì, in Trentino, in Lombardia, in Val d'Aosta, però... Mi faccia qualche nome, per esempio Lombardia dove? Passo del Tonale, qui vicino, poi siamo stati a Moena, poi siamo stati Ortisei, dove siamo stati poi? Non ricordo più. Sulle Dolomiti? Vicino in Val d'Aosta dove? Se non vi ricordate. Qual è la località che le è piaciuta di più fra tutte queste? Trentino, la voce della verità, perché? Perché l'hotel dove andiamo è molto bello. Voglio sapere. Di fronte alle piste. Quindi è molto comodo. Invece Livigno alloggi in un posto lontano. Sì, dobbiamo prendere l'autobus. Dove esattamente? Nello Sport Hotel Vittoria. In quale località? Moena era. Moena. Per quanto invece riguarda le piste, gli impianti? No, molto bello. Diciamo che forse c'è poca neve quest'anno rispetto agli altri anni, però sono bellissime le piste. Poi abbiamo uscito la prima volta di qua oggi, prima fino adesso dall'altra parte, oggi di qua ed è molto bello, suggestivo. Le piace? Sono molto semplici, anche sono alte, quindi le bambine si stanno divertendo. Non è un problema per lei il fatto che deve prendere l'autobus fra i due versanti? Parliamo proprio di questo, perché una mia amica ha dovuto fare tutto l'attraversamento a piedi con gli sci, è stato un po' scomodo. Ci vorrebbe... Come ha fatto? È passato attraverso la pista di fondo? Sì, ci vorrebbe qualcosa per agevolare il passaggio. Un collegamento sci ai piedi? Sì, magari. È noioso questa cosa? Sì, è comodo, però comunque devi aspettare, abbiamo perso 40 minuti per attraversare, 40 minuti di attesa. Per una sciatrice così non va bene, vero? Nell'Aspromonte non si scia? Sì, è bellissimo anche l'Aspromonte, le Gambari, è molto suggestivo, però le piste sono piccole, brevi,
giusto per un assaggio di neve. Certo, va bene, grazie tante allora. Ciao, da dove arrivi? Io da Napoli. Da Napoli, un napoletano che scia, lo sai che ce ne sono pochissimi. No, ce ne sono tanti invece. Sì? Tanti. Qual è il posto per sciare più vicino a Napoli? Roccaraso. Roccaraso in Abruzzo, quest'anno a Livigno, prima volta? Sì, quest'anno prima volta. Lì. Come si trova? Bene, bene, bene. La neve un po' ghiacciata però, tutto sommato. Le piste sono scivolose? Abbastanza. Lei è bravo, un esperto? Abbastanza, sì. Però con il ghiaccio diventa difficoltoso per tutti, credo. È mai stato in altre località italiane oltre Livigno? Sì. Madonna di Campiglio, Ortisei, Val Gardena, diciamo la Val Gardena in generale, San Martino di Castrozzo, ho girato un po' tutto, diciamo più il Trentino. Poche volte, qualche volta Bardonecchia. Bardonecchia poi insomma. Buongiorno. Salve. Venga, venga, venga. Un altro napoletano. È un amico. Come si trova Livigno? Bene, benissimo. Un terzo napoletano. E siamo in tanto, buongiorno. Come vi trovate Livigno? Benissimo, bellissimo paese. Siamo stati fortunati col tempo. E un po' la piste? Un altro ma quanti siete? Piste, guarda, le piste purtroppo siamo stati sfortunati perché non c'è stata neve, però ci siamo molto contenti. Come le trova? Sono ben battute oppure trova dei sassi? Come sono? A volte le lastre di ghiaccio che ci danno... Tutti maschi? Sì, le donne? Le mogli a casa? Ma Napoli o Livigno? Possiamo scenare una cosa simpatica. E chi non salta è Juventino. Oh! Ragazzi, buongiorno. Da dove arrivate? Messina. Messina, prima volta a Livigno? Prima volta a Livigno, sì. Com'è? Io non ho visto niente che non sia Livigno, però è spettacolare. È la prima volta che metti lo snow ai piedi? No, l'abbiamo messo qualche volta giù. A Messina? Sull'Etna. Si scia? Ma insomma. Com'è sciare sul vulcano? È uno spettacolo anche quello, una cosa unica che non trovi da nessun'altra parte. Ci credo. Assolutamente. No, quest'anno avete deciso di farvi tanti chilometri e arrivare fino a Livigno. Sì, vabbè, le piste, gli impianti, voglio dire, sono un'altra cosa, però. Com'è Livigno? Ne vale la pena viaggiare così tanto per arrivare fin qui? Secondo me sì, dopo questa esperienza ritengo di sì. Anche per te è la prima volta che sci? No, è la seconda volta che vengo a Livigno, non è la prima volta che scio e gli impianti qua sono belli. Peccato che per i fuoripista c'è poca neve. Tu sei abituato a far freeride? Ci provo, ecco, diciamo che quest'anno ti è andata male. Mi cimento. Qua non, appunto, quest'anno non era magari l'ideale, però le viste sono tenute bene, quindi mi sono divertito ugualmente. Qualcuno ha detto che oggi sono un po' ghiacciatine. Alcuni pezzi sì, quelli più ombreggiati, però voglio dire, comunque fattibili. Voi siete dei bravi sciatori, fate tutte le piste o? Abbiamo cominciato da poco con lo snow. Io prima usavo gli sci, provato con lo snowboard qualche anno fa e mi trovo meglio. Sei innamorato? Diciamo di sì. Perché? Convincimi, io faccio sci, perché dovrei passare allo snow? Dipende, diciamo, dalla personalità, mettiamola così. Se uno sei io? No, più che altro se uno non vuole toccare la neve, vuole stare in piedi, magari con gli sci viene meglio, almeno quello è il mio pensiero. A me piace magari pure cadere, rialzarmi, rotolarmi. Con lo snow almeno... Selvaggio! Mi resta attaccato ai piedi. Gli sci partono gli attacchi e voglio recuperare poi. Arno, da dove arriva italiano puro? Dalla cima. No, da che paese? Provincia di Como, prima volta a Livigno? Ma figurati, è una vita. Una vita a Livigno? Una vita. Non va mai in altre località lombarde, per esempio? Del tipo Madesimo? Madesimo, Tonale, Ponte di Legno, Bormio? No. No, no, no. Sì, no, perché siamo a Bormio, per cui veniamo nel circondario. Giovanni, vieni qua che ti... Come si scia a Bormio? Si scia bene. L'unico gaff che non c'è neve. C'è più neve a Livigno. Un po'. Buongiorno Giovanni. Dica. Come sta? Benone. Da dove arriva? Anche lei Como? Sì, provincia di Como, ma con base a Bormio. Tutti i canzesi. Sì, quindi Bormio si scia, mi ha detto che c'è poca neve. No, si scia benissimo anche a Bormio, da cima fino in fondo. Sì, è che è un po' durettino, però tutto sommato si scia bene, dai. Qua è un po' congelata? No, qua è buona, molto migliore. Più alta, per cui riesci a divertirti di più. Siete mai stati in altre località al di fuori della Lombardia? Sì, anni fa, in Valbadia, Trentino, sì. Qual è il posto migliore dove andare a sciare? Kitzbühel, perché?
l'Austria. Stato. No, ma mi dia una buona... Io non ci sono mai stata. Wenger, Megeves... Perché? Mi dia... Come hai chiesto, quali sono i posti più belli? No, ma mi dia delle giustificazioni. Giustificazioni? Perché per lavoro ero soggetto ad andare in quello... No, no, non voglio sapere in che circostanze lei ci è andato. Voglio sapere perché è il posto più bello. Dai. Nel 73 facevo parte della Galanga Azzurra. Veramente? Magari lei è un campione del mondo, io non la riconosco. Per cui ho fatto tutti i posti più belli. Ecco, mi dia una buona ragione, perché Kitzbühel, per esempio, è il posto più bello? Io non sono mai stato. Molto tecnica, cioè, è come sciare. Le piste. È come sciare a Bormio. Uno dice Bormio, Bormio, Bormio. Bormio ha delle bellissime piste tecniche, molto impegnative. Impegnative, per tecnici. Qua sono molto più rilassati. Facile. Una giornata di relax. Di relax, perché qui... A voi piacciono le piste impegnative? Nonostante l'età ci piace... quelle per rilassarci, eh. E invece gli impianti? Due anni e 71. Complimenti, vabbè, ma lei, scusi, dopo il segreto che mi ha detto ci credo che se li porta... Ma è da lui a sciare. Ah sì? Da quanti anni sciate? E praticamente io ho iniziato a 19 anni. Io da bambino. Da bambino. Quindi ho imparato da grande. Da grande. È diventato fortissimo. Ma Range, insomma, visto detto dal maestro, dice che... Bravo? Sì, sì, no, no. Come Giotto, il maestro che supera l'allievo? E adesso ho avuto dei piccoli problemi, però... Sempre meglio Cimabue. Dai, dai, va bene, buongiorno. Anche per oggi da Street Voice è tutto. Come avete sentito, i turisti di Livigno sembrano essere soddisfatti delle proprie vacanze, ma il fatto che le cose vadano bene non significa che possono non andare anche meglio. Quindi, cari operatori del piccolo Tibet, guardate Street Voice e fate tesoro dei consigli e dei pareri dei turisti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi aspettiamo allo Sport for You!